appuntamento speciale stamattina con lo chef Fabio De Poli del ristorante La Terre du Château, che ci accompagnerà in uno dei mercati più autentici e veri di Mauritius, il Goodlands. Imperdibile il mercato di Goodlands, dove conoscere i produttori e avvicinarsi alla più autentica vita dell'isola. Zafferano e peperoncino, mille spezie, frutta e verdura di stagione. I mercati più famosi di Mauritius sono quelli della capitale Port Louis e il mercato di Flak nella parte orientale dell'isola. Ma Goodlands rimane il preferito dei mauriziani, che qui si recano per fare la spesa mangiando alcune squisitezze preparate al momento. Ci accompagna Fabio De Poli, 46 anni, di cui 23 passati fuori dall'Italia, lavorando nelle cucine di mezzomondo. È lo chef del ristorante La Table du Château, nella zona di La Bourdonnais, in cui unisce la cucina italiana ai prodotti locali, dando vita a quella che lui definisce una cucina tropicale, un'esplosione di gusti e colori. Siamo venuti al mercato di Goodlands, uno dei mercati più autentici della città. Eccoci qua, questo è quello che mangerai oggi. Sì? Che cos'è? Si chiamano delle pippangai. Pippangai? Ah, pippangai. Sono dei frutti, dei tuberi, cosa immagino sono? Immagino una zucchina. Sì? Una zucchina però con una la scorza non si mangia, la puoi cucinare per fare altre cose, ma non la puoi mangiare direttamente se la fai grigliata. Okay. O devi cucinarla in un altro qual modo. Qual è il nome? Pippangai. Pippangai. Vi faccio vedere dei prodotti interessanti. Sì. All'interno si chiamano lalo. Lalo? Ok. In inglese si chiamano lady finger. E nei Caraibi le chiamano okra. Per esempio adesso andiamo a comprare le banane. Sì. Le banane, invece che come le mangiate in Italia. Sì. In Italia le mangiate gialle. Qui le prendiamo verdi e le facciamo fritte. Ok, un po' come in Sud America. Esatto. Proseguiamo il nostro giro tra le vie del mercato di Goodlands. Sai this? Questo è il... lo conoscete sicuramente, sì. È lo zenzero. Sì. Questo lo utilizzo moltissimo nella mia cucina. Quindi, madame, pronto. Domo a due. Ok, e questi cosa sono invece? Allora, queste le prendiamo anche. Queste sono, si chiamano chouchou. Ah, le chouchou, ok. Chouchou. Ne prendiamo due così. Una verdura che si cuoce. Ok. Possiamo essere sempre sulla zucchina, ma è più dura. È più dura. È veramente una cosa che non è molto diversa ed delle verdure. Ed è tipica dell'isola. Tipica, proprio questa le trovi dappertutto. È uno dei prodotti più tipici per la cucina mauriziana. Questo è anche molto, molto, molto particolare, molto raro. Non lo trovi sempre. Si chiama baton muru. Come lo usi? È una cosa molto amara e si fanno dei chutney. Molto, molto interessante. Molto interessante. Queste sono le arui? Queste sono le arui. È come una patata un po' viola. Ok. Un po' viola dentro. Ha delle... ha come dei filamenti viola. Ok. E la utilizzi come una patata normale? L'utilizzo come una patata e gli faccio una purée. Mm-hmm. Che utilizzo con i miei piatti. Ok. Il mercato di Goodlands è affollatissimo. Fabio, parli come un mauritiano, come uno di loro? Però parlo soprattutto francese, però capisco al 100% il creolo. Ok, ma da quanto sei qui? Beh, in tutto ho fatto 15 anni alle Mauritius. Allora, vi faccio assaggiare una cosa speciale. Sì? Qui. Cosa? Che si chiamano le gâteau piment. Sono okay. Delle frittelle. Non so, come delle cose fritte, sono delle frittelle fatte a base di lenticchie gialle. Le abbiamo trovate? Sì, le ho trovate. Le faccio cuocere all'istante. All'istante, sì. Ok. Però non c'è, c'è poco peperoncino. Mm-hmm. E non è un dolce, è una, okay, frittella di qua. Metti fa la spesa, ti fermi e ne mangi un paio, eh? Abbiamo comprato già un sacco di cose, ci serve qualcos'altro?
Hai la lista? Ecco, la lista della spesa. La lista è scritta in francese, creolo, eh? Quindi hai le arui, le betrave. Dopo aver comprato tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno, possiamo tornare nel ristorante di Chef Fabio De Poli per scoprire la sua ricetta. Alla prossima puntata.